il 12 dicembre di quell'anno io ero a Palermo al lavoro quando mi giunse nel tardo pomeriggio la notizia della strage di Piazza Fontana. Presi il primo aereo e sbarcai a Linate intorno alle 10 della sera, avviandomi verso la sede del circolo anarchico in via Murillo. Solo che non vi giunsi mai perché in prossimità di un bar fui prelevato da due agenti in borghese e portato in questura, nella famosa questura di via Fate Bene Fratelli. Lì ebbi la sensazione di un caos eccezionale. C'erano centinaia di giovani e meno giovani. Riconobbi alcuni compagni e altri mi erano assolutamente sconosciuti, probabilmente altri non appartenevano neppure all'ambiente anarchico. Solo che fui quasi immediatamente immesso in una camera dove trovai un maresciallo accosciato dietro una scrivania piuttosto malandato, il quale procedette a un interrogatorio che peraltro fu molto breve perché io avevo ancora il biglietto aereo in tasca e quindi era assolutamente impossibile che fossi nel luogo dove erano avvenuti gli attentati, cioè a Milano e a Roma, ma ero distante rispettivamente 1600 e 1000 km da quei luoghi. Quindi, fatti alcuni accertamenti, mi lasciarono andare, che erano circa le 4 del mattino. Io ebbi la sensazione, le notizie ancora erano scarse, io ebbi la sensazione che ci fosse in corso un'operazione a larghissimo raggio. Telefonai a Roma alla sede di Umanità Nova dove dormiva il compagno Aldo Rossi e convenimmo di vederci il 15 del pomeriggio per dare il tempo ai compagni che venivano da fuori Roma di raggiungerci. All'appuntamento c'eravamo io, Aldo e Anna Rossi, Umberto Marzocchi, Mario Mantovani, Ugo Mazzucchelli ed alcuni compagni della redazione di Umanità Nova. Discutemmo a lungo, anche perché dopo le notizie che ci arrivavano erano frammentari e non sapevamo bene come orientarci. Eravamo ancora in piena discussione quando intorno alle 5 della mattina ci giunse la notizia. Ci giunse la notizia della morte della defenestrazione di Giuseppe Pinelli. Conoscevo Pinelli da anni, era un uomo limpido, trasparente, persino ingenuo. Diceva spesso che se tutti gli uomini conoscessero i principi dell'anarchia, sarebbero inevitabilmente anarchici. E questa sua convinzione lo portava a distribuire stampa e libri dei pensatori anarchici alle persone che riteneva degne di questo gesto. Lo faceva anche con quello che sarebbe stato il suo carnefice, con Luigi Calabresi. Un commissario di polizia che
la forma di un'amicizia formale, creò a Pinelli una serie di trappole che tendevano a implicarlo nei 44 attentati che c'erano stati in Italia, l'ultimo dei quali nell'aprile del 69. Quindi il gioco che avviò fu un gioco che tendeva a colpire gli anarchici prendendo di mira alcuni gruppi che non erano sufficientemente consapevoli della necessità di una difesa a 360 gradi di qualsiasi iniziativa del movimento anarchico. Parlo del gruppo 22 marzo, costituito da Valpreda, da Mander, ma anche da Merlino, un personaggio che aveva militato nell'estrema destra, e da un certo Ippolito che era un informatore della polizia. Era quindi il gruppo 22 marzo la vittima sacrificale di un progetto che mirava a colpire il movimento anarchico nel suo complesso, un poco perché il movimento anarchico aveva appunto questa convinzione popolare che avesse tra i suoi strumenti di lotta politica l'attentato, un poco perché il movimento anarchico era il movimento che bene o male non aveva troppi protettori alle spalle, non aveva soprattutto nessun legame con la politica ufficiale e quindi era da questo punto di vista molto più vulnerabile. E la riunione del 15 dicembre si concluse con la precisa convinzione che ci fosse un disegno complessivo di annientamento del movimento anarchico che avrebbe potuto costituire la premessa per un affondo contro tutte le forze extraparlamentari che agitavano in quel momento le piazze. Debbo confessare che la morte di Pinelli creò in me una situazione di grande rabbia. Da quel momento io impegnai tutte le mie forze fisiche e mentali per la realizzazione di un comitato politico e giuridico di difesa che riuscisse a sostenere la sorte dei compagni che erano già stati arrestati e che sarebbero stati arrestati in avvenire. E il comitato si realizzò e era costituito da avvocati che provenivano da diverse estrazioni politiche. C'erano i compagni come Placido Latorre di Messina, ma c'era anche Giuliano Spazzali, Rocco Ventre, Giovanni Di Giovanni e tantissimi altri. La mia preoccupazione costante era quella di evitare che la federazione potesse essere attaccata da forme di provocazioni. E questo mi portò ad essere uno dei componenti
fondatori del Comitato Anarchico di Difesa, che aveva il compito appunto di difendere la federazione da questi tentativi di provocazione, ma anche quello di curare la controinformazione anarchica in tutto il territorio nazionale. Poi, grazie all'iniziativa del gruppo Macno che si era formato a Palermo sin dagli anni, sin dalla fine degli anni 60, progettammo un'operazione che se fosse andata in porto sarebbe stata un'operazione di grande rilevanza politica. Cioè, progettammo un processo parallelo da svolgersi nelle piazze, itineranti e quindi da trasferire da una città all'altra, parallelamente al processo contro Valpreda e gli altri compagni che si tenne a Catanzaro. Naturalmente non potevamo farlo con le nostre sole forze, perché era un'impresa piuttosto grossa. Quindi intanto richiedemmo la partecipazione a alcuni personaggi e strutture di alto livello culturale e politico, quindi all'iniziativa aderì subito Amnesty International e Noam Chomsky, che fu entusiasta e si rese disponibile a venire in Italia quando il progetto avesse preso forma. Ci furono una serie di riunioni con quasi tutti gli esponenti principali dei movimenti extraparlamentari nelle varie sedi a Milano e nell'ultima di queste riunioni che si tenne alla sede del Soccorso Rosso di Milano, dopo un'accesa discussione che praticamente durò per 5-6 ore, l'impresa non andò in porto, non andò in porto per quel vezzo che era tipico di quel tempo dei singoli gruppi extraparlamentari di egemonizzare la manifestazione. Naturalmente gli anarchici non potevano consentire che questo avvenisse e quindi, pur avendo avuto dal congresso ampia disponibilità per la realizzazione così, del progetto, non se ne fece più niente. Non se ne fece più niente e io penso che si perse un'occasione estremamente importante per dare rilevanza politica internazionale alle vicende italiane. Tuttavia, il fallimento del controprocesso non impedì che molta parte dell'intellettualità italiana non si accodasse ai procedimenti che lo Stato aveva iniziato contro gli anarchici. Devo ricordare qui giornalisti come Camilla Cederna e Cavallaro ed altri che si resero subito conto di quanto fossero deboli le tesi dell'accusa e quanto fossero sostanziali le obiezioni che gli anarchici facevano alle vere teorie dei giudici Caizi ed Ambrosio, che tentarono con metodi assolutamente inusuali nella legislazione italiana di giustificare per esempio il suicidio di Pinelli come un suicidio dovuto a un malore attivo, cioè una motivazione
che fece ridere praticamente tutta l'Europa. Bisogna ricordare il giornalista Corrado Staiano, che si occuperà a lungo della strage di Stato e di altri eventi drammatici che investirono la società italiana negli anni successivi. Da questa solidarietà che il movimento anarchico ebbe subito da parte di, debbo dire anche dei magistrati, perché dobbiamo ricordarci che nel febbraio del 1970, proprio al Tribunale di Milano si riunirono centinaia di avvocati e giudici e contestarono il tentativo del giudice Caizzi di archiviare l'indagine per la morte di Giuseppe Pinelli. Vorrei terminare questa discussione perché so che i vostri insegnanti vi hanno fornito la documentazione che è necessaria per comprendere le varie fasi processuali del processo contro Valpreda e altri compagni e per la morte di Giuseppe Pinelli. Ma vorrei finire con un'esortazione, esortarvi cioè a rivedere, a ristudiare quel periodo storico che va dalla fine degli anni 60 a tutti gli anni 80, perché è da quel periodo che nasce la deriva che la società italiana ha preso sino ai nostri giorni. E vorrei che la vostra attenzione fosse mirata allo studio di quella loggia Programma 2 di Licio Gelli, che è una loggia semiclandestina della massoneria, che aveva tracciato un decalogo molto preciso sul modo di procedere per trasformare la società italiana in una forma di dittatura neppure tanto mascherata, attraverso lo svuotamento delle istituzioni, attraverso la delegittimazione dei sindacati, attraverso la frammentazione del mondo del lavoro e attraverso i vari bavagli alle fonti di informazione. Non sto parlando di Berlusconi, ma è come se lo facessi, perché nell'albo di quella loggia P2 il nome di Berlusconi c'era, così come c'erano i nomi di tanti suoi promoter attuali. Questo è estremamente importante perché voi possiate salvaguardare il vostro avvenire. Grazie.